Buonasera. Raccontare la verità è difficile, penoso, porta con sé un insopportabile carico di dolore. Chiudere gli occhi di fronte alla verità, ignorarla, tacerla, può significare sottrarsi al prezzo del dolore, stendervi sopra la coltre comoda, cicatrizzante dell'oblio. Per non dimenticare, Storie Maledette ha scelto di ripercorrere in due puntate una vicenda che ha segnato la cronaca e le coscienze, con ferita indelebile. È la storia dei misfatti della banda della Uno Bianca. Questa storia agghiacciante che affrontiamo a viso aperto con Fabio Savi, uno dei responsabili della grande tragedia, vuole essere un omaggio alla memoria delle vittime che mai commosso ricordo riuscirà a risarcire. Un centinaio di rapine, 24 morti, 114 feriti, 7 anni di terrore, di lutti, di crimini, quelli della Uno Bianca. Buonasera, Fabio Savi. Savi, la prima domanda affiora come un obbligo. Ma com'è stato possibile che in una famiglia in cui lo Stato era presente in una delle sue espressioni più alte, la polizia, sia stata operata una scelta che ha dato luogo a una delle più sconvolgenti tragedie del secolo? Io posso parlare per me? Parli per lei. Avevo bisogno dei soldi. Quindi il crimine era la sola risposta al bisogno per lei? Per il momento sì. Senta, Savi, lei parla di bisogno. Naturalmente occorre capire cosa si intenda per bisogno. Però, oltre a lei, ci sono anche i suoi fratelli, Roberto e Alberto Savi, agenti di polizia. Ecco, percepivano un modesto ma sicuro stipendio. Diciamo, avevano problemi economici così urgenti, così gravi. Evidentemente avevano dei problemi, però, ripeto, io posso parlare per me. Se la risposta di tutte le persone che hanno problemi economici fosse quella del crimine, non saremmo in un paese civile, saremmo nel Far West, probabilmente. Sì, sono d'accordo. Però, ripeto, io avevo la mia attività. Che era quale? Carrozzeria. Carrozzeria. Mi sono sempre comportato onestamente con tutti. Ho sempre portato rispetto verso tutti quanti. E un bel giorno, grazie a certi signori che hanno fatto una truffa nei miei confronti, mi sono ritrovato ad avere debiti da pagare e non avere più praticamente un lavoro e a dover fronteggiare la situazione. Io ce l'avevo col mondo intero a quel momento. Non avendo mai fatto nulla di male, per quale motivo mi dovevano fare una cosa che avevo 25 anni, era una cosa grande per me. Mi sono rivoltato contro quel mondo con cui ce l'avevo. Sì, però purtroppo hanno finito per pagarla persone che poi in nulla avevano responsabilità per quelli che erano i suoi fallimenti io personali. Io la sto pagando per una persona. È indubbio, insomma. L'hanno pagata anche tante altre persone, Fabio Savi. Ma io ci sono andato sulla strada del crimine per non fallire. Infatti la mia attività non è fallita. Beh, è fallita la sua vita, però se non lo passa, insomma. Sì. Ecco, quindi nel bilancio forse sarebbe stato meglio una bancarotta e non un disastro. In quel momento no.
quel momento non lo potevo accettare. Cioè, era una scelta che l'hai fatto con convinzione. Sì. Savi, la vostra è stata descritta come una famiglia di stampo tradizionale. La mamma, papà, ecco. Però una famiglia fortemente raccolta intorno alla figura di vostro padre, Giuliano Savi. Villa Verrucchio. È in questa località e in provincia di Rimini che dal 1977 in una casa rurale vive la famiglia Savi. Padre, madre, tre figli, Roberto, Fabio, Alberto. Un nucleo compatto che suscita in paese rispetto e curiosità per la personalità forte e sanguigna del vecchio padre Giuliano, uomo d'ordine con tendenze estremiste e apertamente dichiarate, nonché appassionato e collezionista di armi. Che ne trasmetta la passione ai figli è controverso. Due di loro, Roberto e Alberto, giovanissimi, entrano in polizia. Non si arruola Fabio, ma è dal padre che eredita certo la passione per le armi. Si esercita al poligono di tiro. Con i fratelli sarà uno dei killer della Uno Bianca. Sposati e rispettivamente padri di un figlio, i Savi sono ancora giovanissimi quando operano quella scelta di vita sulla strada del crimine. Ha 33 anni Roberto, ne ha 27 Fabio, ne ha solo 22 Alberto. Si è parlato, ecco, di una cultura di vostro padre con tendenze estremiste, ecco, permeata di razzismo, di disprezzo nei confronti dei marginali, dei diversi, ecco, un certo tipo di cultura nella quale vostro padre vi avrebbe cresciuti e peraltro avrebbe influenzato molto la vostra formazione. E lei invece cosa dice? Non è vero. Non è vero. Come l'hanno dipinto, chi l'ha dipinto farebbe bene a vergognarsi, guardarsi allo specchio, sputarsi in faccia da solo. E quindi lei dice che è assolutamente... Mio padre è una persona normale, una persona che ha lavorato tutta la vita, è una persona legata alla famiglia. Poteva avere le sue idee, come tutti, come ognuno di noi, le sue idee, però non assolutamente. Savi, veniamo ai fatti. Ecco, lei ha detto, noi tre fratelli, tutti e tre, con esigenze di denaro. Ecco, ma da chi di voi tre ha origine l'idea di risolvere i problemi economici imboccando poi la strada del crimine? Da tutti e tre. Fu una cosa che... Si iniziò a parlarne per scherzo, scherzando, a volte commentando qualche articolo di giornale che riportava una rapina accaduta, e... scherzando, poi lo scherzo va avanti e ci siamo trovati a progettare una rapina. Beh, i suoi fratelli erano agenti di polizia? Cioè, erano quelli che inseguivano i ladri. Cioè, nessuno di voi tre si è posto, diciamo, la questione morale? Sì, tutti e tre. Ma nessuno era convinto di riuscirci poi, perché non era, cioè, sapevamo che non era una cosa tanto facile. È stata dura iniziare. È stata dura soprattutto per chi ha subito... No, non ha subito nulla nessuno quella volta, perché noi abbiamo iniziato con l'idea che nessuno si doveva far male. Dopo successe, con l'andare negli anni. Adesso diamo una data a questa svolta, che è il 19 giugno 1987, e appunto diciamo che ha inizio la storia della banda della Uno Bianca. E infatti in quella data che lei, Roberto e Alberto, mettete a segno la prima rapina al casello autostradale di Pesaro. Esatto. Perfetto. Lei ricorda quanto montava il primo bottino? Poco. Mi sembra che non arrivasse a un milione. No, 1.300.000. 1.300.000. Naturalmente eravate armati. Sì. Ecco, ma erano armi regolarmente registrate? Sì. Le nostre. Ecco, a rischio quindi che si potesse anche risalire a voi, qualora le aveste usate. Non le avremmo dovute operare. E perché andavate al pante allora? Per intimidire il casellante. Potevate prendere anche una pistola acqua, per questo? Avevamo quelle vere, perché... Perché lasciarle giacere in casa, dice lei. Senta, ma i suoi fratelli avevano anche con loro le armi di ordinanza? No, mai. Ah. Avevano delle armi anche loro comprate e regolarmente denunciate. Quel primo colpo riuscito, quel primo...
funesto successo è stato poi determinante nel continuare su quel percorso, nello spingermi? Il primo no. Ma se fosse fallito, probabilmente? Avremmo riprovato, penso di sì. Il secondo fu determinante. Il secondo fu determinante? Sì, il primo no, perché il primo, cioè, come ho detto prima, c'erano paure, c'erano passare le note in bianco. Passare le note in bianco perché ho cresciuto con certi, non so come chiamarli, certi principi, certe convinzioni. Col secondo andammo già più sicuri di noi stessi, più convinti, più decisi. E quello penso fu determinante. Ecco, dopo la svolta, voi fratelli entrate immediatamente in un meccanismo perverso, delirante, perché subito dopo il primo colpo, in appena 2 mesi, voi mettete a segno ben 12 rapine. Io questo le voglio chiedere, ecco, cosa è scattato nella vostra mente? Ecco, come avete potuto voi, in brevissimo tempo, trasformarvi da individui che vivevano nella legalità, due di voi erano addirittura tutori della legge, in autentici fuorilegge, sai, insomma, ecco, cosa è scattato nella vostra mente? Vinta la paura, se ne fa una, poi se ne fa un'altra, poi se ne fa un'altra, poi ci si trova a farne una dietro l'altra senza neanche accorgersene. Cosa volevate voi, Sali? Io volevo pagare i debiti. E i suoi fratelli? Non lo so. Vivevate insieme, Sali? Ci vedevamo. Senta, Sali, con le rapine nel giro dei primi 2 mesi vi mettete in tasca un centinaio di milioni, circa, ecco. In che misura questi soldi poi cambiano materialmente le vostre vite? Nell'immediato pago i debiti e cerco di stare un pochino meglio. Stare un pochino meglio cosa vuol dire? Stare un pochino meglio perché io tante volte non avevo... Avevo una 127 scassata. Non avevo i soldi da metterci la benzina. Quindi... Fare una vita di quel tipo, insomma, con sì. 12 rapine per solo mettere la benzina nella macchina mi sembra un po' riduttivo. Cambiai macchina dopo, comprare una macchina usata. Una macchina, col tempo, pagati i debiti, una macchinetta migliore, stare un po' meglio. Fare una vita un po' migliore, permettersi qualcosa di più. E i suoi fratelli? Che ne facevano invece di questo denaro sporco? Penso la stessa cosa. Ma loro avevano cambiato vita, macchina, casa... Cambiarono macchina e stavano un po' meglio di quello che stavano prima. Comunque, non avevano cambiato vistosamente vita? No. Ma nessuno cambiò mai vistosamente vita, neanche dopo. Però, insomma, in fondo, voglio dire, tutto sommato agivano da criminali, vivevano da impiegati, insomma, manco valeva tanto la pena allora. Ma noi non sapevamo fare rapina. Lei, non ho capito? Non sapevamo fare rapina. Non sapevamo? Non sapevamo, non eravamo capaci di fare rapine. E come non eravate capaci? 12 caselli in un mese, non eravate capaci? In 2 mesi? Stavamo imparando. Eravate capaci, insomma. Stavamo imparando. Avete imparato presto e bene, perché a un certo punto, ecco, ritornando ai colpi che mettete a segno... Ma quelle sono rapine che non sono progettate, più che altro sono ragazzate. Alzano il tiro i fratelli Savi in un'escalation criminale che punta a obiettivi più redditizi. Dall'autunno del 1987 non più solo caselli autostradali, ma distributori di benzina, uffici postali, banche, supermercati e anche, a danno di un commerciante, un tentativo di estorsione che si conclude nel sangue. Nel conflitto a fuoco, 3 agenti di polizia restano feriti. Uno di loro, Antonio Mosca, morirà dopo lunghe sofferenze. È tra la provincia di Pesaro e l'Emilia-Romagna che i Savi, killer ancora senza volto, seminano il terrore. Imprendibili, colpiscono con precisione, con rapidità, con ferocia.
Brancolano nel buio gli inquirenti che assegnano a più gruppi malavitosi la responsabilità delle azioni criminali che a ritmo serrato si susseguono. Tra il gennaio e il febbraio del 1988, in due tentativi di rapina alle coop di Rimini e di Casalecchio, vengono uccise le guardie giurate Giampiero Picello e Carlo Beccari. E nell'aprile dell'88 sono ancora le forze dell'ordine a pagare un pesante tributo di sangue. Nel corso di un'operazione di controllo a Castelmaggiore vengono trucidati i carabinieri Cataldo Stasi e Umberto Enriu. Sparano oramai i savi e nella tragica contabilità a decine si sommano i morti e i feriti anche fra i malcapitati presenti alle cruente rapine. Una scia di sangue segna oramai il tragitto violento della banda della Uno Bianca. Nel giro di una stagione voi cambiate obiettivi perché alzate il tiro, perché mirate chiaramente a bersagli in cui il bottino potesse essere più sostanzioso, insomma. È così? Sì. Ecco, da cosa nasce questa decisione? Dal desiderio di avidità anche dei soldi, quello sì. Un'avidità spinta anche forse dal bisogno di provare emozioni maggiori. Forse anche dall'impunità con la quale vi eravate mossi fino a quel momento. Quindi, giustificare tutto sul piano delle emozioni, insomma, la vita, grazie a Dio, ne offre anche le più piacevoli. Insomma. Ma quindi, le emozioni le stavamo provando perché nessuno ci aveva punito. Appunto, l'impunità, insomma. Però, sai, scegliendo obiettivi più ricchi e di conseguenza più vigilanti, avevate inevitabilmente, mi sono sì. conto, anche la probabilità. C'è accettato il rischio di utilizzare quelle armi. Quindi, insomma, in partenza, ecco, vista così, in partenza era un progetto necessariamente sanguinario. Cioè, no, non era necessariamente sanguinario. Quando io ho sparato sempre perché qualcuno si è messo fra me e il mio fine. Vabbè, mi scusi, Sabi, questa è la logica aberrante poi di chi ha eletto l'illegalità a legge e pretende di imporla con la violenza, insomma. Poi qual era il fine, sai? I soldi. Ecco. Il fine, i soldi, valevano sempre più di una vita umana per voi? Noi non... non c'era, come è stato detto, il desiderio di uccidere, il desiderio di sparare, il desiderio di sparare, se andava a sparare al poligono, se andava a sparare al fiume, sui bersagli. E dovevamo fare con la rapina. Ma farla a ogni costo, anche a prezzo della vita umana, io questo le dico. Le armi erano per togliere ostacoli che avremmo potuto trovare sulla via di fuga, perché sia da banche sia da altri posti ce ne siamo andati senza sparare, senza prendere soldi. Tante volte avete sparato, non so. Questo è il punto. Insomma, ecco, quando arrivavano quelli della Uno Bianca, chiamiamovi così, insomma, c'era il terrore, c'era già un presagio di morte, ecco. Ecco, per questo vede che di voi si parlava come di pazzi sanguinari. E lei lo sa che di voi è stato detto questo. Si diceva uccidono per il gusto di uccidere. Questo non è vero, sa? Assolutamente. Ecco, perché vede, sai, quello che di voi faceva dire uccidono per il gusto di uccidere, e il fatto è questo, appunto, che voi non è che usavate le armi a un certo punto solo contro chi, come carabinieri, forze dell'ordine, agenti di polizia, guardie giurate, cioè contro persone che potevano opporsi al vostro fine, che comunque era un fine illegale, ecco. Ma le usavate anche contro persone che avevano il solo torto di trovarsi per caso sulla vostra strada. Questo è il... Le abbiamo usate qualche volta contro persone che si sono opposte e hanno cercato di fare in modo che una rapina non fosse andata a buon fine o che in qualche modo cercava di danneggiarci. Hanno avuto la sola colpa di esserci, che poteva tradursi per i savi in pericolosa testimonianza. Hanno pagato con la vita anche un minimo gesto di orgogliosa reazione. Si chiamano Adolfino Alessandri, Primo Zecchi, Luigi Pasqui, Paride Pedini, Claudio Bonfiglioli,
Graziano Mirri, Massimiliano Valenti, Carlo Poli, Ubaldo Paci. Vedi, sai, io è doloroso parlare, io penso sia doloroso molto per lei, insomma. Ma appunto, questi sono gli episodi dolorosi, insopportabili proprio nel ricordo, ecco. Massimiliano Valenti, questo ragazzo di 21 anni. Ecco, perché? Perché ci ha dovuto rimettere la vita questo ragazzo, sai? È successo che cercavo di vedere a tutti i costi. La macchina, vi do un cambio macchina. E su questa seconda macchina noi avremmo dovuto fare parecchi chilometri e rientrare a Bologna. Al momento che aveva visto non potevamo lasciarlo lì, lo portammo con noi. Lo portammo con noi con l'intento di liberarlo alle porte di Bologna, in modo che anche se avesse dato l'allarme, forze dell'ordine non avrebbero fatto in tempo a rintracciarci a bordo di quella macchina, perché l'avremmo già abbandonata. Eravate viso scoperto? No, non eravamo ancora viso scoperto. Cioè, eravamo viso scoperto, ma non completamente. Infatti in macchina gli fu detto di stare a testa bassa e non guardarci. Mentre lui continuò a guardare. Gli si diceva di mettere giù la faccia, di guardare per terra, di guardare fuori, però niente da fare. E poi andò a finire come andò a finire. Ma non è assolutamente vero che gli sparai, come c'era scritto sul giornale, gli dissi di correre e gli sparai. Non è assolutamente vero e non gli sparai io. Io per questo non facevo più domande, perché siccome suo fratello e lei avete dato due versioni contrastanti di questa vicenda, chi ha sparato Massimiliano Valenti? Io non ho sparato. Io allora le dico, suo fratello ha detto che è stato lei. Invece io le dico quello che lei ha detto e ha sostenuto con forza negli atti del processo. Lei ha detto che a uccidere Valenti era stato Massimiliano Valenti, era stato suo fratello, Roberto. Continuo io o vuole continuare lei? No, preferirei... Continuo io. No, preferirei cambiare discorso. Ma il discorso va finito, perché Roberto praticamente... È agli atti che non sono stato io, sì. È agli atti che lui. Non è stato lei. Quindi lo aveva... Ci furono anche le perizie balistiche della sua pistola. Ma risulta questo. Però lei inizialmente si è assunta la responsabilità di questo... Sì, di questo. Me ne sono assunte tante. Perché, Fabio, sai? Sentivo di fare bene. Bene a chi? Sentivo di doverlo fare. Perché? Non si può sentire qualcosa senza averne una motivazione. La classica vocina. La vocina che diceva che doveva proteggere suo fratello? È così, lo ha detto lei negli atti del processo. Senta, Savi, i fatti sono questi, perché poi sono stati provati, ed è così, insomma. E sono fatti, appunto, che sono dolorosi anche per lei, io penso. Oltre che dolorosi per tutti, come... Sono, ecco, i ricordi insopportabili che accompagnano questa vostra storia, che la rendono difficile, insomma, perché la tragedia di Graziano Mirri, ecco, per esempio. Anche questo è un ricordo insopportabile. Lei se lo ricorda, questo signore? Sì che me lo ricordo. Rammenta come sono andate le cose. Mi aggredì. Questo signore si ricorda la dinamica dei fatti? La ricordo, ma non la voglio raccontare. Gliela racconto io. No. Graziano Mirri aveva 55 anni ed era il gestore di un distributore di benzina a Cesena. Erano le 18:50. Del 19 giugno del 1991, ed era una chiusura di giornata. Questo è nella parte del processo, poi lei può dire che non è vero. Se non è vero, ecco, Roberto, suo fratello, aspettava in macchina. E lei intima a Mirri di consegnarle l'incasso della giornata, così.
C'era la moglie lì presente e Miri le ha tirato in faccia il portafoglio. Probabilmente... Venendomi anche contro. E mettendomi anche le mani addosso. Lei gli ha sparato per questo? Sì. Perché ucciderlo? Ecco, lei questi perché se li chiede ora? Sì, che me li chiedo. Forse per quel senso di giustizia che io non potevo avere. Non tanto per proteggere i soldi, l'incasso della giornata. Lui ha reagito per un senso di giustizia che io in quel periodo non potevo avere. Lui mi aggredì per questa rabbia. Ma lei gli dava un pugno, perché sparargli? Ho sparato, avevo quello in mano. Ma lei adesso il perché questa vita è stata cancellata se lo chiede? Sì, ho appena risposto. Perché, vede, sai, a un certo punto è come, appunto, come se voi foste preda di un delirio criminale, sai, insomma. Come se a un certo punto il senso di colpa, di tragedia, si fosse in voi neutralizzato, ecco. E la ripetizione, la ripetitività con cui uccidevate, avesse prodotto assuefazione al delitto. Delirio d'onnipotenza. Forse la parola giusta. E appunto all'epoca era un problema quello delle vite umane che non vi ponevate più di tanto, come lei diceva, tant'è che dal 1988 voi cominciate a usare per le rapine a supermercati, a uffici postali, addirittura l'esplosivo. Ecco, ma con che criterio, sai, mi posso chiederlo? L'esplosivo che rapina furgoni blindati tutti la adoperano. Perlomeno la carica d'esplosivo c'è. Cioè. Sì, però usare esplosivi significa colpire in modo indiscriminato, cioè... No, voi... non si è mai colpito in modo discriminato. Ma... Beh, gli esplosivi possono provocare una strage. Sì. Dipende da dove si adoperano. Lo so, ma dipende anche da chi li adopera, perché per esempio proprio usando l'esplosivo che voi avete rischiato la strage, ed è stato nel gennaio del 90 nell'ufficio postale di Viale Mazzini a Bologna, lei si ricorda questo? Sì. In quell'ufficio postale il bilancio è stato di 40 feriti. Uno di loro, Giancarlo Almorati, morirà dopo una lunga agonia. Feriti, ecco. Alcuni gravissimi, nessuno di voi questo problema se l'è posto. Non era in carico mio d'operare l'esplosivo, io ho sempre avuto il terrore dell'esplosivo. E chi aveva avuto questa idea? Roberto, Savi, le dico io le cose, quando le dice lei, le dico io, Roberto risulta che addirittura li confezionasse personalmente. Avevo il terrore dell'esplosivo. Senta, Savi. In tutto questo c'è da dire che voi fratelli Savi, già dal 1988, vale a dire un anno dopo l'inizio del vostro percorso nel crimine, non operavate più da soli. Cioè, a fare parte della banda erano entrate altre persone, ed erano tre poliziotti. Luca Vallicelli, Marino Chiepino, Pietro Gugliotta. Ecco, vede, Savi, quello che ha fatto della tragica storia legata alla banda della Uno Bianca uno degli eventi del nostro paese più sconvolgenti del secolo è soprattutto questo, Savi, che tanta violenza provenisse da un nucleo formato in prevalenza da tutori della legge. Lei questo non lo... Sì. Questo lo capisco. Mi conviene. Senta, perché voi sentite il bisogno di allargare il giro, Savi? Cioè di far entrare altre persone, altri componenti nella banda? Poter andare su obiettivi più impegnativi. I vari componenti della banda sapevano uno dell'altro? Per esempio... No.
Bugliotta sapeva di Pallicelli? No. Cioè, fra di loro non sapevano? No, non si conoscevano fra di loro. Voi nella banda eravate 6 persone, vero? Ecco, con che criterio vi alternavate? Cioè, non agivate sempre tutti insieme, vero? Di solito erano periodi quando uno di loro iniziava a venire con noi, a un certo punto diceva io non ce la faccio, oppure ci fu chi disse ho paura di prendere il vizio, i soldi facili, e noi ci diceva va bene, hai ragione, smettiamo. E poi col tempo si trovava un'altra persona. Però ufficialmente per lui avevamo smesso anche noi. Avevamo iniziato con lui e avevamo smesso con lui. Però appunto presenze costanti eravate sempre lei e suo fratello Roberto, certo. Vero? Torniamo a questa definizione, banda della Uno Bianca. Ecco. Ma per le vostre operazioni, dal momento che voi siete stati etichettati così, voi usavate sempre questo tipo di macchine? No, noi trovavamo macchine di tutti i tipi. Fiat 1 ne sono state adoperate tante perché era la macchina più comune. Tanto guardando anche le macchine che passavano per strada, la più comune era la 1 all'epoca, la 1. Erano macchine che rubavate voi, vero? Sì, o le rubavamo, le rapinavamo. Savi, le bande hanno sempre un capo. Ecco, chi era il capo fra voi? Ci sono mai stati i capi. Perché, in effetti, nelle vostre rispettive confessioni, anche per quello che hanno raccontato gli altri componenti della banda, ecco, risulta che comunque la figura leader era quella di suo fratello Roberto. Cioè, era lui. È così? Risulta questo, sì. Il capo era Roberto, però Fabio Savi, le operazioni più a rischio, poi le faceva sempre lei. Perché risulta che in effetti era sempre lei quello che entrava per primo nelle banche, quello che rischiava di più. Ma perché questo? Me lo sono chiesto anche tante volte. Si è dato una risposta? No. Non me la voglio dare. Lei come si rapportava ai presenti, Savi? Cercando di non spaventarli. Cercando di non spaventarli, con calma. Perché più calma mostravo io e più rimanevano calmi loro. Di mantenere la calma, cioè, e di convincere i funzionari, i direttori a consegnare certo, il denaro? Certo, ma le banche generalmente non creavano problemi. Però, glielo dicevo, siamo qua per i soldi, vogliamo solamente soldi. Cercate di non crearci ostacoli, perché io vi sparo. Se no. Glielo diceva con tono tranquillo, ma gli diceva gentilmente, diceva loro, gentilmente ti sparo, insomma. Le poche volte che in banca si è sparato perché c'è stato qualche motivo. Ma non perché c'era la voglia di farlo. A noi interessavano i soldi e basta. Si aprivano, pigliavamo i soldi e se ne andavamo via. I soldi volevano quelli della banca e basta. No, a toccare soldi all'operaio che lavora tutto un mese o al pensionato che prende 2 lire. Non abbiamo mai toccato niente a nessuno. Senta, Savi. Quando nel corso di una rapina suo fratello Roberto, rivolto a un testimone, diceva a lei, Fabio Savi, che bisognava educarlo, cosa intendeva dire? Questa è un'altra indicazione che hanno dato i testimoni. Cioè questo bisogna educarlo, cosa intendeva dire? Forse richiamarlo un attimino e metterlo un pochino in riga. Mettono in riga cosa voleva dire, insomma. Magari qualcuno che stava cercando di ribellarsi, qualcuno che stava... Insomma, che cercava di opporsi alla vostra... Ribellarsi e di opporsi. Ora, a proposito dell'educare, di questo concetto di educare, io le chiedo se è a scopo educativo che lei e Roberto, suo fratello, il 13 luglio del 91, cioè... alcuni giorni dopo il fallimento della rapina all'ufficio postale di Riccione, avete aspettato sotto casa il direttore della filiale, Aniello Di Martino, che aveva sventato il colpo. Sì.
Gli avete sparato e avete ferito lui e il figlio. Sì. La domanda è perché gli avete sparato? Non per educarlo, perché aveva fatto fallire la rapina. Per punirlo? Sì. E quindi educarlo? È un termine che non ho mai adoperato. No, allora, lo adopero io. Lei dice, però, punire, insomma, non è meglio, eh? Non no, è che non dicendo meglio, punire noi rimane. modifichiamo i fatti. Il fatto rimane, non è meglio, però non ho mai adoperato quel termine, mi sa da... c'è un po' troppa ironia quel termine. Lascia la crudeltà in tutta la sua pienezza. Sì. Perché in fondo, sostanzialmente, questa persona, voi l'avete colpita a freddo. Sì, a freddo. Quindi io le chiedo se, ecco, con gli occhi rivolti al passato, lei non pensa con maggiore disagio a questo tipo di comportamenti, Fabio Sali? A queste azioni di violenza messe in atto a freddo? È una catena. Si comincia dalla prima rapina per gioco, quasi un gioco. Poi andando avanti c'è qualcosa che cresce sempre di più, c'è qualcosa che, una mentalità che cambia, si arriva al punto che si perde quasi il contatto con ciò che era alla prima rapina. E andando avanti diventa normale comportarsi in una determinata maniera. Insomma, è la vita che non ha più valore, la vita umana. Sì, ma anche la vita di noi stessi. Beh, la vita di voi stessi voi provvedevate con grande cura, perché cercavate di sottrarvi in tutti i modi alle catture, alla possibilità che vi fermassero, la possibilità che vi fermassero anche nel corso di rapina. In tutti i modi quali? No, appunto, quantomeno usando le armi. Le armi lo operano anche gli altri? Sì, gli altri per difesa, voi per offesa. Una valanga di colpi per ucciderli. Sono lì, sull'asfalto insanguinato del pilastro, quei tre ragazzi dell'arma. Andrea Moneta, Otello Stefanini, Mauro Mitilini. A Bologna, in quella notte del 4 gennaio del 1991, erano di ronda fra i palazzi lontani di quel difficile e tormentato quartiere, dove la malavita contrasta anche agli emarginati il diritto di esistere. Per quella strage vuole risposte la città atterrita. Credono di trovarle gli inquirenti nella malavita locale, anche se il fantasma della Uno Bianca, che nelle vicinanze si ritroverà incendiata, ancora una volta era comparso come firma sinistra sulla scena dell'atroce carneficina. Per il pilastro vanno sotto processo Massimiliano Motta, Marco Medda e i fratelli Sant'Agata. Saranno Roberto e Fabio Savi nel 94, dopo la cattura, a scagionarli alla vigilia di una probabile condanna. Assolti d'obbligo i cosiddetti pilastrini, resta sospeso per gli inquirenti più di un mistero. È la verità quella dei Savi? Accusandosi hanno voluto proteggere qualcuno. Per quell'eccidio, qual è il movente? Fabio Savi, qual è la verità sul pilastro? Perché questi tre ragazzi ci hanno rimesso la vita? Per essersi incontrati solamente al momento sbagliato e nel posto sbagliato. Voi perché quella sera siete andati al pilastro? Noi eravamo lì per cercare le macchine da rubare. Eravamo su una macchina rubata e transitavamo in quella zona per andare a cercare macchine da rubare, da utilizzare poi per fare delle rapine. Non è l'ultima versione che lei ha dato? Ho dato un'altra versione. Sì. Per prendere le armi. Ma quando mi fu chiesto con insistenza di qual era il motivo, loro non potevano credere che era per solamente per caso. Ma le armi le abbiamo prese? No, sono rimasto lì. Quindi non è la verità? Insomma, qual è la verità? Perché lei ha detto, noi non siamo andati per uccidere, noi speravamo che loro queste armi in qualche modo ce le consegnassero, si arrendessero. E secondo lei i carabinieri ci consegnano le armi? Beh, quindi lei ha detto... Io la verità l'ho detta.
Cioè, che andavate, quindi la verità vera è che andavate per rubare le macchine. Io la verità l'ho detta, se poi i magistrati cominciano a insistere per ore che vogliono sapere qual è la verità. Vabbè, la verità è una. Le armi vi va bene? No, vabbè, a me personalmente non mi va bene. Vorrei che lei dicesse qual è, eravate andate a rubare delle macchine? Quindi non è vero il fatto delle non armi. È vero, loro si arrivarono dietro un attimo. E probabilmente preso il numero di targa, perché poco dopo ce li ritrovavamo davanti e ci sorpassavano. E come ci sorpassarono, diedero un colpo di freni, frenarono. Non so poi se si volevano fermare o cosa. Rimane il fatto che mio fratello sparò qualche colpo in loro direzione e questi andarono via a tutta velocità. Questo nei verbali c'è. Sì. Poi c'è anche che noi girammo la macchina per tornare indietro, da dove eravamo venuti, perché siccome loro erano andati in avanti, non li stiamo a seguire, giriamo la macchina e torniamo indietro. Però nel momento che stavamo girando la macchina, c'era una Golf bianca che stava arrivando a tutta velocità. La prima cosa che pensammo è che avessero chiamato via radio rinforzi e quella fosse una loro macchina civetta che stava arrivando. A questo punto non possiamo più tornare indietro, ne andiamo incontro. Proseguiamo nella direzione dei carabinieri. Alla prima traversa svoltiamo e andiamo via per un'altra strada. Solamente che prima della prima traversa c'erano loro fermi e cominciarono a sparare contro di noi. E sparammo anche noi e rimasero. Intanto l'autista era rimasto colpito dai primi colpi. Era ancora al volante. Rimasero uccisi. Vede, Savi, di questa tragedia del Pilastro, che lei lo sa, Savi, che è una di quelle che ha maggiormente colpito, anche perché erano questi tre ragazzi, insomma, questi giovani carabinieri, e che risulta, sia dalle confessioni di Roberto, sia anche dalle sue parole, Savi, che voi, dopo avere ferito questi carabinieri, siete scesi dall'auto e avete dato a questi ragazzi il colpo di grazia. Ecco, quando erano già per terra agonizzanti, ecco perché? Noi siamo scesi dalla macchina sotto i colpi d'arma da fuoco. Logicamente cerchiamo un riparo, poi non possiamo risalire in macchina e andarcene e lasciare quelli che ci sparano addosso. Perché se noi risaliamo in macchina e ce ne andiamo, loro ci sparano addosso. Era iniziato un discorso che andava chiuso, o noi o loro. Ma loro erano terra agonizzanti, questo hanno detto i testimoni. I testimoni dissero anche che videro Peter Sant'Agata sparare, mentre Peter Sant'Agata non c'era, i testimoni. Addirittura lo disse una ragazza amica sua d'infanzia. E lui aveva già preso l'ergastolo. Questo fanno i testimoni. Molto spesso i testimoni dicono la verità e rischiano anche quando la dicono. Io c'ero. E testimoni in giro non ho visti. C'è gente lì a guardare, non ne ho visto. Se c'era gente più in là, non erano in grado di vedere. Non erano in grado di stabilire che condizioni erano loro. Savi, chi di voi tre ha sparato? Io ho sparato. Ha sparato anche suo fratello. E eravate tutti e tre, vero? Io c'ero. Lei c'era e suo fratello Alberto c'era. Ecco, suo fratello Alberto lo ha detto lei e l'ha detto suo fratello Roberto. Perché suo fratello Alberto ha sempre sostenuto di non essere stato presente al Pilastro. E lei, Savi, in un primo tempo ha coperto suo fratello. E poi invece ha detto che era presente anche lui. Certo. E che era responsabile a tutti gli effetti, come lo siete voi. Comunque, al Pilastro, Savi, nel conflitto a fuoco, suo fratello Roberto è rimasto ferito, sì. Una pallottola all'addome. Sì. E a un certo orario, però non ricordo bene l'ora, vidi arrivare mio marito e i due suoi fratelli, Fabio e Alberto. E arrivano tutti e tre insieme? Sì, tutti e tre insieme. E mi accorsi che i due fratelli aiutarono mio marito a sedersi. Chiesi cosa è successo, insomma. A un certo punto una persona ferita viene di normale chiedere
Cioè lei si rese conto che era ferito? Sì, perché l'aiutarono a sedersi e le ho chiesto cosa è successo. Allora disse, uno di loro rispose, è ferito. E allora dico, ma in che modo sei stato ferito? Allora mi dissero che era stato ferito, insomma, in una sparatoria. Dico, ma quale? Però io non ricordo se avevo la TV accesa in quel momento o l'accesi dopo. E loro mi dissero che era stato quello dei carabinieri del pilastro. Poi che successe? E poi mio marito andò in bagno, ricordo, e poi si mise a letto. Sì. Si mise a letto e si medicò, insomma. Sì. Gli altri fratelli? Rimasero in casa, con noi. Per tutta la notte? Sì. Mi diceva, Savi, che quindi che non è vero che siete andati, che quella sera l'uccidio del pilastro è stato motivato dalla necessità di prendere delle nuove armi. Sì. Però avevate necessità di avere nuove armi, più moderne, semiautomatiche. Sì, perché 4 mesi dopo l'eccidio del pilastro c'è la rapina all'armeria. Sì. E siamo nel maggio del 91, nell'armeria di Via Volturno, è così. Eravate lei e suo fratello Roberto. Ora, in questa rapina è costata la vita a 2 persone. Alla signora, alla proprietaria del negozio, che è la signora Licia Anzaloni, e al suo collaboratore, che peraltro era un ex carabiniere, un carabiniere in pensione, Pietro Capoluongo. Ecco, anche per questa vicenda, Fabio Savi, suo fratello Roberto e lei avete dato versioni contrastanti. Cosa è successo in quell'armeria? È successo che si servivano delle armi. Io ho chiesto di vedere delle pistole. No? Adesso, queste pistole se le portiamo via, metto se vuoi, questi sono i soldi. E apri la porta che me ne vado. Entrambi eravamo dentro. L'uomo chiuse la porta, mise la mano sotto al tavolo così, disse voglio vedere adesso come fa a andare via, stanno arrivando. Si apre la porta, l'ho ripetuto alcune volte, disse stanno arrivando, voglio vedere adesso come fa a andare via. E gli ho sparato. Poi mi sono rivolto verso la donna e verso la donna gli ho detto apri la porta. E lei ha detto, sì, ha aperto la porta, c'era sempre sulla parete a destra del bancone, c'era in alto un bottone che spinse. Aprì la porta e stavo per andarmene. A quel punto lei disse, tanto ti prendono, ti ho riconosciuto, hai l'accento di Rimini e ci metteranno poco a trovarti. A quel punto lei è diventata un testimone. Questa è la versione dei fatti che lei dà? Sì, quello che ho dato nel processo. Questa è la verità. Invece la versione che lei ha dato al processo, ha dato in un interrogatorio, scusi, che è del 16 maggio del 1995, lei ha dichiarato che a sparare è stato suo fratello Roberto perché era conosciuto da Lanzaloni. Probabilmente all'epoca dissi quelle cose perché Roberto mi stava scaricando addosso troppe cose. E allora ci fu un periodo che facevamo abbiamo fatto un po' di scarica barriera. Senta, Savi, voi fratelli avete spiegato di aver scelto la strada del crimine perché spinti dal bisogno. Lei ha ripetutamente dichiarato a verbale che non la divertiva andare in giro a ammazzare la gente. Lei ha detto, io andavo a soldi e basta, è così? Sì. Ecco. Però ci sono una serie di episodi nei quali è assente, che vengono a smentire queste affermazioni, perché avete messo in atto una serie di agguati nei quali era assente il movente economico, e sono l'assalto al campo nomadi, l'assalto ai 2 lavavetri marocchini e l'uccisione dei senegalesi.
Perché? Insomma, come si spiega questo, insomma? Che senso avevano questi agguati crudeli? Parliamo dei senegalesi, di questi senegalesi uccisi. Il razzismo non c'entra nulla. Il razzismo non c'entra assolutamente nulla. Quindi non è vero quello che ha detto suo fratello? No. Che lei è razzista? Mio fratello ha detto che io sono razzista? Suo fratello non è razzista. Assolutamente. Io ho le mie idee e in ogni caso posso avere delle persone che mi stanno più o meno simpatiche, come tutti del resto. Però se fossi stato razzista al punto di andare in giro a uccidere, non mi sarei fermato lì, ma la lista sarebbe stata lunga. E in quel caso sarei razzista anche verso gli italiani, allora, perché quanto pare. I senegalesi avevano dei comportamenti che non si potevano tollerare, ubriachi, fradici, in mezzo alla gente, in mezzo alle vie dove passavano mamme con i bambini, a parte il fatto che erano degli sfruttatori, dei papponi erano. Li abbiamo seguiti per un po', poi dopo mi ha sparato. Tutto lì, sono lì la storia. Non c'è altro motivo. Quindi, praticamente, lei aveva un codice morale personale così alto da potersi permettere il lusso di giudicare delle persone che davano fastidio agli altri? Mi stavo arrogando quel diritto. Beh, non so se lo arrogava come diritto, insomma. Quindi era convinto che spettava a lei il compito di eliminare il fastidio alla società. Sì, aveva avuto dei comportamenti che mi avevano dato molto fastidio. Adesso, con gli occhi rivolti al passato? Potevo evitare. Comunque, eravate lei e Roberto quasi sempre nel corso di queste operazioni criminose. Ma nessuno dei due cercava mai di bloccare l'altro, di fermare l'altro, di agire sull'altro come... No. Ma vi piaceva quella vita, sai? Non intendiamo di smettere, ce l'avevamo. Si diceva più avanti. Ecco, ma per esempio, quando con quei soldi insanguinati lei si comprava la macchina più bella, la moto più bella, la vacanza più bella, la donna più bella per lei, ecco, lei queste cose riusciva a godersele? Se arrivavo a mettere in atto certi comportamenti, logicamente non pensavo queste cose. Quindi senza rimorsi, all'epoca? Sì, senza rimorsi. E a proposito di donne, nel 1992, in questa sua vita deragliata, irrompe una presenza femminile che sarà per lei significativa e che farà anche storia nella tragica vicenda della Uno Bianca, Eva Micula. Un centinaio di rapine, 24 morti, 114 feriti, 7 anni di terrore, di lutti, di crimini, quelli della Uno Bianca. Killer senza volto, dall'87 al 94, terrorizzano e insanguinano le Marche e l'Emilia Romagna in un'impressionante escalation di crimini. Con ferocia e determinazione assaltano caselli autostradali, distributori di benzina, supermercati, banche, uffici postali. Rapidi, decisi, violenti. I banditi si muovono con tecnica e con precisione da commandos, un'imprendibilità alla loro che copre le imprese criminali di mistero e di suggestioni sinistre anche per la tipologia diversificata degli obiettivi.
Rapina per soldi, infatti, la banda. Spara sulle forze dell'ordine e su cittadini inermi, ma attacca anche campi nomadi e uccide cittadini extracomunitari, prefigurando una sorta di strategia del terrore che porta gli inquirenti sulle piste più disparate. Malavita organizzata, servizi segreti deviati, terrorismo. Sullo sfondo, presente come firma sinistra, una Fiat Uno bianca di cui i banditi si servono in genere per le loro operazioni. Il 21 novembre 1994 è la fine di un incubo e l'inizio di uno sgomento. Sono poliziotti 5 dei 6 componenti la banda. È un colpo di scena. A Bologna, in questura, mentre era in servizio, viene arrestato l'assistente capo di polizia Roberto Savi. 3 giorni dopo, il 24 novembre, al confine con l'Austria, verrà catturato Fabio Savi in compagnia della giovane amante Eva Micula. Verranno poi arrestati gli agenti di polizia Alberto Savi, Pietro Gugliotta, Luca Vallicelli e Marino Occhipinti. Sono loro, quelli della Uno Bianca. Confessano i fratelli Savi e i loro complici. Sono le corti d'assise di Bologna, di Rimini e di Pesaro che li condannano. Ergastolo per Roberto, Fabio e Alberto Savi. Ergastolo per Marino Occhipinti. 28 anni a Pietro Gugliotta, 3 anni e 8 mesi a Luca Vallicelli. Incriminata e processata anche Eva Micula. L'amante di Fabio Savi viene ritenuta consapevole ma non complice delle gesta criminali della banda. Al termine di 7 processi, la giovane rumena viene condannata a 14 mesi di reclusione con sospensione della pena solo per documenti falsi, per concorso nell'importazione di un fucile Kalashnikov e per un furto di 40 milioni a danno di Fabio Savi. Quando fatti vedere a Bologna, mica da me, tu sei già morto, perché sono fuori loro, hai insanguinato, hai terrorizzato paese, province e città, e hai il coraggio di venire al processo! Nel 1992, in questa sua vita deragliata, irrompe una presenza femminile che sarà per lei significativa e che farà anche storia nella tragica vicenda della Uno Bianca. Eva Micula, una signorina che per 2 anni è stata la sua compagna e che ha preso le distanze da lei e dai crimini della Uno Bianca, ha agito sostanzialmente da pentita. Solo dopo la cattura, vale a dire dopo avere per lungo tempo e consapevolmente fruito dei benefici e dei lussi che le provenivano da quel denaro insanguinato. Questa è la storia. Lei stessa l'ha raccontata. Certo. Ora, dobbiamo ricordare che in sede processuale lei ha raccontato, l'amico l'ha raccontato, ma ha anche motivato questo suo comportamento e ha spiegato che non vi aveva denunciato prima della cattura, perché lei, Fabio Savi, la faceva vivere nel terrore. Ha descritto lei come un uomo violento, brutale, sadico nel rapporto privato. E ha detto che per condizionarla al silenzio, lei la maltrattava in più modi. La massacrava di botte, le strappava di capelli, le gettava addosso secchiate di acqua gelata, la minacciava. Anche l'ha fatta dormire anche su un materasso bagnato, insomma tutto questo per minacciarla, per condizionarla. Ecco, Savi, sia sincero, era questa la vita dell'amico là con lei? Assolutamente no. Non ha dichiarato per caso anche quando la mattina si svegliava con i cornetti caldi, no? No. Questo invece è successo, succedeva. Questo è agli atti perché l'hanno messo ispettore Baglioni e Costanza. L'amico l'ha sostenuto che non poteva neanche scappare perché lei era al corrente di troppe cose e lei, Savi, le diceva: tanto se non sono io saranno altri che ti trovano e ti faranno fuori. Non mi risulta che la tenesse prigioniera. Quindi lei mi dice comunque anzitutto che se l'amico l'avesse potuto andarsene avrebbe potuto prendere il valigino e farlo. Ma se n'è andata, ha fatto il valigino, se n'è andata, poi tornava. E io non avevo la sfera di cristallo per sapere dov'era. Era lei che tornava liberamente? Certo. Savi, subito dopo l'arresto, lei ha coperto Eva Micula. Sì. Lei l'ha protetta. Inizialmente addirittura ha detto agli inquirenti che Eva era proprio all'oscuro di tutto. Sì. Poi però lei ha cambiato atteggiamento. E ha dichiarato, è stato durissimo lei con la Micula. Sapevo che con gli inquirenti aveva un atteggiamento da vittima, da
A me mi stava pure bene, mi stava perché finché lo avevo con loro mi stava più che bene. Cioè, gli avrei anche detto sì, è vero, la picchiavo, la maltrattavo, tutto quanto. Mentendo o dicendo la verità? Mentendo. Però... Per amore? Per proteggerla. Però al momento in cui accendo la televisione, la vedo su tutti i canali che per soldi si stava vendendo praticamente, cioè stava vendendo me, non è stato più bene. Ci siamo scritti e non ne voleva sapere di smettere con... aveva i suoi motivi per continuare a comportarsi così, forse accecata dai riflettori, forse aveva questa mania di entrare nel mondo dello spettacolo, di... ha detto va bene, fai pure come vuoi, e dichiarai queste cose in... Ne dai conto, anche tu, abbastanza duramente. No, molto duramente, no? No, abbastanza. Le risparmio gli aggettivi che ha usato. Però io volevo solamente che smettesse di parlare di me. Ma lei doveva giustificare il suo silenzio, però, deve pensare. Il magistrato aveva già giustificato il suo silenzio, non c'era bisogno di andarlo a giustificare sui giornali solo per soldi, perché lo stava giustificando solo per soldi. Si è comportato da opportunista e basta. Io questo non lo potevo tollerare. Comunque, voglio dire, quello che ha ferito lei, Fabio Savi, è il fatto di essere stato rinnegato come persona da Eva Micula. Sì, perché io non ho fatto niente di male. Direi anche che era prigioniera, che era incatenata, che era mai contro tutti i miei principi. Cioè, io non posso accettare queste cose, perché io ho dato tanto. Non posso accettare di essere cambiato in questa maniera. Tutte queste botte, questi schiaffi non glielo dati. Me li ha dati a me per televisione, lei. Quindi. È un bastardo. Pensavo più che altro alle persone di cui lui mi parlava. E parlava vantandosi proprio, era contento di averlo fatto. Fabio, come sapete, è un assassino. Cioè, essere minacciati da un assassino non è come essere minacciati da una persona comune. Savi, nel corso di un interrogatorio, lei ha dato di com'era Eva Micula quando l'ha conosciuta una descrizione molto efficace, direi quasi letteraria. Lei ha raccontato, era ridotta molto male, aveva le unghie spezzate, i capelli corti che si era tagliati con le forbici alla maniera casalinga, era piuttosto tonda, gonfia per il cattivo cibo, vestiva calzoni unti, una maglia scolorita, un paio di stivalacci. Questo lei ha raccontato. Ma come era vestita? Come era combinata? Ma come mai questa ragazza era così mal ridotta? In Romania c'era fame. Almeno all'epoca, in quella zona della Romania, c'era la fame. Era scappata dalla Romania da poco e c'era una lì. Quindi l'ha messa così. Ma lei l'ha conosciuta nel 1992 in Ungheria, a Budapest. Ecco, ma in che circostanza lei l'ha conosciuta? Camminava per strada con un amico. Ci affiancavamo un mio amico e siamo andati in discoteca. Che mestiere faceva l'amico all'epoca? Lavorava in un ristorante. Allora non è vero quello che ha detto lei? Che lei le ha comprato la prima notte per 200.000 lire. Abbiamo detto? Che mestiere faceva? La cameriera. Dove? In un ristorante. Quanti anni aveva l'amicola all'epoca? Ne dimostrava 25. Ma ne aveva? Ne aveva un po' di meno. Dopo alcuni mesi, cioè dopo un po' di tempo, ho saputo che ne aveva 25, ma ne aveva 18. Poi suo cugino mi fece notare che non aveva neanche 18, ma ne aveva 16.
Quindi, bella responsabilità per lei. Ma cosa l'attira poi di questa ragazza? Ma non aveva niente di particolare da attirare. Solamente che aveva voglia di fare, aveva voglia di... si vedeva che aveva voglia di migliorare. Insomma, mi dava soddisfazione. L'ho fatta migliorare. Senta, pochi mesi dopo averla conosciuta, nel 92, nell'aprile del 92, l'amico viene a vivere da lei in Italia. Peraltro il suo matrimonio era in crisi. Finito, Ecco, e lei aveva comprato anche un piccolo appartamento a Torriana. Torriana in provincia di... Ecco, entriamo nel vivo. Eva Micula viene subito a conoscenza di quale fosse la natura della sua attività. Logicamente vivendo con me, non è che potevo nascondere tante cose. Comunque la Micula sapeva, diciamo, la provenienza dei soldi che vedeva in casa, insomma. Ci ha dichiarato persino come si svolgevano le rapine, quindi lo sapeva sì. Sono dichiarazioni sue. Lei ha dichiarato in tribunale, perché poi l'ha dichiarato anche la Micula, che Eva Micula addirittura le rubava i soldi, glieli sfilava sotto al naso. Ecco, ma da dove li prendeva? Dove li teneva lei questi soldi? Cassaforte. E come faceva lei? Le rubava, le pigliava le chiavi della cassaforte? Pigliava la chiave, apriva e... E si serviva. Perché, ma lei, non se ne accorgeva che l'amicola le pigliava, le sottraeva dei soldi? Non è che me ne portasse poi tanto. No, non si sa, non ho capito. Lei rapinava e anche uccideva, purtroppo, per soldi, però poi dei soldi non gliene importava niente. No. L'ha preso in giro, mi dava fastidio. E nella sua vita da duro, lo posso dire, l'angolo di fragilità si chiama Eva Micula. Diciamo che comunque in questo comunque angolo... Comunque ero fragile. Era una di quelle persone che mi trovava fragile. Lei se l'aspettava che Eva, ecco, questa ragazza a cui comunque le aveva dato molto, le voltasse le spalle in questo modo? No. No. Non lo sarei mai aspettato. Ne ha sofferto. Certo. Pugnalato la schiena. Anche al cuore un po', però. Ma ha passato da parte a parte, però pugnalato la schiena. Senta, Savi, quando lei è stato arrestato, era a pochi chilometri dal confine con l'Austria. E con lei c'era Eva Micula. Sì. 21 novembre 1994 è la data che segna la sconfitta della banda della Uno Bianca. Come si è arrivati alla cattura dei fantomatici banditi? Della brillante operazione si attribuiscono rispettivamente il merito le procure di Bologna e di Rimini. E sono infatti due le versioni ufficiali. Luciano Baglioni e Pietro Costanza, ispettore e assistente capo in forza al commissariato di Rimini, a lungo impegnati in una sottile indagine sui crimini della banda, rivendicano il merito di avere dato un nome a quei killer senza volto. Appostati davanti a una banca del Riminese, i due investigatori avrebbero riconosciuto, sulla base di un identikit, Fabio Savi, mentre si aggirava in auto con fare sospetto. Lo avrebbero poi seguito fino alla sua abitazione di Torriana, arrivando così all'identificazione dei Savi e quindi dell'intera banda. Per la procura di Bologna si sarebbe invece arrivati alla cattura dei Savi attraverso la segnalazione di un testimone che dopo una rapina li aveva visti abbandonare la Uno Bianca e salire su una Mercedes, quella di Fabio Savi, di cui aveva annotato le iniziali di targa. Senta Savi, fra i misteri della Uno Bianca resta sospeso il dubbio su come realmente si sia arrivati alla vostra cattura. La telefonata. Vale a dire? Una telefonata di una borsa di donna alla procura di Rimini. E come lo sa lei? Me lo dissero durante un interrogatorio il Baglioni e Costanza. Ti hanno detto Baglioni e Costanza? Sì. È presente Daniele Paci. Baglioni e Costanza hanno fatto un'altra ricostruzione. Che non può essere vero. Adesso andiamo per gradi. Anzitutto, una donna, le è stata una telefonata a una donna. Lei dice, me l'hanno detto Baglioni e Costanza. Questo lo dice lei, se ne assume la responsabilità. Certo. Mettiamo che sia vera. Che sia vero. Ecco. Mettiamo che sia vero.
pensiamo che chi sia vero. Chi potrebbe essere questa donna? Non ho idea. Non ho idea. Francamente non mi interessa neanche in questo punto. Lei dice, mi hanno detto Baglione e Costanza. Baglione e Costanza hanno fatto una ricostruzione completamente diversa. Niente, loro dissero che mi videro passare con una tipo bianca davanti ad una banca. Mi videro ripassare con questa tipo bianca davanti alla solita banca e loro erano fermi davanti a questa banca. Dopodiché pensarono di avermi riconosciuto da una foto segnalettica, cioè da una foto che loro avevano estrapolato da un filmato di una banca. Però questa foto non ha nulla a che vedere con me, perché è una foto fatta per linea di massima. Sì, beh, una ricostruzione fatta attraverso, appunto, lei era mascherato comunque. Sì, ero mascherato, non potevano, infatti loro stessi dissero che non c'era somiglianza con questa foto. E mi avrebbero seguito e in tribunale hanno indicato, cioè in corte d'assise, hanno indicato tutto il percorso fino a casa mia, fino al paese dove abitavo io. A Toriana. Toriana. Però lungo questo percorso, proprio in quel periodo, c'era la Fiera di San Martino e una parte di quella zona era chiusa al traffico. Di conseguenza, io non essendo residente non potevo entrare in quella zona in mezzo alle bancarelle con la macchina e sarei passato da un'altra parte, quindi è impossibile che mi abbiano seguito. Poi un'altra cosa, io non ho mai avuto una tipo bianca. La tipo bianca l'aveva il mio vicino di casa. Io avevo un Mercedes, quindi. Poi dissero che mi fermai in un bar, mi videro in atteggiamento confidenziale con la barista, ma io in questo bar non sono mai entrato in vita mia. E la barista nel secondo tempo lo disse, non è mai entrato. Sì, effettivamente la barista non l'ha riconosciuto. Non ci sono mai entrato, non può riconoscermi. Quindi nel suo convincimento tutto parte dalla telefonata di una donna. La voce di donna. Senta, Savi, è perché non fa piacere che siano stati Baglioni e Costanza poi a individuarvi? No, non perché è lei che rifiuta questa, non questa è che diciamo, operazione di intelligence. La rifiuto perché... La rifiuto perché non la posso accettare. Perché forse la irrita l'idea che siate stati sconfitti? No. No? Che vi abbiano presi con, no, diciamo, con un lavoro di intelligence? No. Insomma, loro le indagini le hanno fatte ed erano già alla conclusione, mi sembra, del terzo pool interforze e non erano arrivati a nulla. Finché arrivò questa telefonata. Questa telefonata. Adesso parliamo della vostra cattura, diciamo, ecco, della sconfitta della banda della Uno Bianca, che ha una data, il 21 novembre del 1994. Quella mattina lei e suo fratello Roberto vi eravate dati appuntamento praticamente all'alba, in aperta, sì, campagna, nella campagna di Ravenna, vero? Dovevamo fare il sopralluogo per una banca. Per una banca, questo era lo scopo, era, sì, molto presto. Ecco, lei, voi anzi, quando avete avuto il sentore che c'era qualcosa intorno che non andava? Scendo di casa. Erano fermi davanti a casa mia con una panda rossa con la classica antennina bianca sul tetto. Due uomini a bordo, motore acceso. E non è riuscito a mettere sull'avviso suo fratello Roberto? No, non potevo telefonargli. Però lei è andato verso Roberto. Sì. Ecco. E non vi siete però poi... Cioè, come si sono svolti i fatti? Niente, io ho cercato di... è difficile spiegarlo così. Comunque ho cercato di seminarli dandogli una direzione sbagliata, però si vede che se ne sono accorti e hanno capito qual era la mia vera direzione. Perché tra l'altro loro non sapevano dove realmente dovevo andare. E da Rimini ho cominciato ad andare verso Ravenna. A quel punto avevo il corteo dietro. Aspettavo di entrare in contatto con mio fratello col CB che avevamo montato in macchina, sia io che lui avevamo dei CB montati, dei trasmettiti montati in macchina. Arrivando in zona cominciai a chiamare, quando mi aspettavo che più o meno avrei cominciato a sentirlo. Passammo sull'altro canale,
E disse che avevo compagnia. Lui mi disse di pigliare una direzione che mi avrebbe aspettato lì. E mi aspettò lì, io passai, lui se li guardò tutti, ci guardò tutte le macchine che avevo dietro di me, mi diede la conferma che già sapevo che erano loro. E a un certo punto abbiamo invertito la marcia e siamo ritornati verso Ravenna a tutta velocità, li abbiamo persi. E andate dove? Torniamo a casa mia. Perché a Toriana, a Toriana nella macchina di Roberto. Perché là c'era Eva che era rimasta da sola. Io entrai in casa con la pistola in mano, mentre Roberto rimase di sotto. E allora? Con la pistola nascosta dietro la gamba. E guardai subito di là in bagno. E rimase così, non riuscivo a capire il comportamento che avevano. Niente, avete visto che tutto tranquillo, stranamente tranquillo. Abbiamo preso, siamo andati a Bologna, a casa di Roberto. Scusi, mi interrompo. Lei aveva la pistola, ma era pronto a sparare in quel momento? Sì. Quindi in quel momento aveva deciso di non consegnarsi? Sì, sì, io mi dovevano stendere se mi volevano. Quindi, allora scusi, mi interrompo. Quindi andate a Bologna. Andiamo a casa di Roberto e a casa di Roberto c'era niente, tutto tranquillo anche lì. Entriamo in casa. Come casa di Roberto? Quale casa di Roberto? Un appartamento che aveva preso fuori Bologna. Ecco, perché lui si era separato dalla moglie, sì, sì. E aveva una relazione con una ragazza, sì, di colore. Sì. Ed era tutto tranquillo. Siamo andati un pochino in giro, siamo tornati e abbiamo visto arrivare 3-4 macchine. Tra l'altro ragazzi che lui conosceva dalla questura di Bologna. Siamo stati lì un tot di tempo, noi guardavamo loro guardavano noi. Non riuscivamo a capire perché si erano venuti per noi, che stavano a farlo fuori. Quante ore sono rimaste invece? Sono rimasti sotto? Non ricordo, ne sono rimasti qualche ora, Qualche ora, dopodiché se ne sono andati, Roberto verso una certa ora andò a lavorare. Senta, appunto, suo fratello Roberto doveva prendere servizio in questura. Sì. Alle 19. Sì. E decide di andarci, ci va. Ecco, con che criterio ci va? Alla guerra come alla guerra? Cioè... No, lui disse, la vita da latitante non la voglio fare. Se è che sia quello che deve essere. In che momento lei si è reso conto che suo fratello Roberto era stato arrestato? Me ne resi conto la notte, trovai tutte queste macchine intorno a casa, me ne andai. Ma lei ha anche telefonato in questura per chiedere di Roberto e non glielo passavano, anche questi? Sì, telefonai da Bologna, vicino a casa di Roberto. E gli dicevano che era occupato? No, dicevano che era fuori con dei colleghi a pigliare, sì, il caffè, ad aspettare in linea. Quindi lei ha capito che a quel punto era finita? Provai a telefonare ancora. Poteva essere che fosse scappato, poteva essere, però non so dove trovarlo. Comunque, lei ha capito, è finita, insomma, sì. Si è reso conto di questo. Senta, Savi, lei viene catturato 2 giorni dopo l'arresto di suo fratello Roberto. Ecco, riesce ora lei a ricostruire come lei e Eva, però come fatto psicologico, avete vissuto quelle ultime 40 ore di libertà? Male. Male perché io ero nervosissimo, stressato, perché dovevo... Dove siete andati voi? Mi sembra a Forlì ed era già giorno. A Forlì abbandonai la macchina perché cominciava a diventare pericolosa. L'abbandonai vicino alla stazione. Prendemmo il primo taxi e ci facevamo portare alla stazione di Faenza, dove andavamo poi da parrucchiere. Vabbè, ma per farle cambiare colore di capelli? Io mi tagliai i capelli cortissimi e lei si fece nera. Quindi andiamo a Milano, poi da Milano, Mestre, Udine, Treviso. E lì arrivate poi praticamente... All'area di servizio.
all'area di servizio, che è a 27 chilometri dal confine dell'Austria, sì. Vero? Sì, l'ultima area di servizio è dove si fermano tutti i camion per macchine, camion. E lei cosa pensava di fare in quella? Saltare su un cassone di un camion e passare il confine così, perché lo passano senza problemi. Ecco, ma lei, l'amico in quel momento era disposto a seguirla in una, in quello che sarebbe stato poi un destino di fuggiasco difficilissimo? No, lei l'ha detto, lei ha detto che... Ha detto che non gli andava di vivere in quella maniera e si sarebbe fermato. Ha tentato anche di chiamare il 113? No, non è che ha tentato di chiamare il 113. Noi siamo arrivati all'area di servizio e entrammo nel bar a prendere un caffè. Nel bar dell'area del servizio, uscimmo e dicevano io torno indietro, mi va di vivere così, non mi va di vivere così, dicevo bene, torniamo indietro tutti e due allora, torno indietro pure io. E rientrammo nell'area del servizio e restammo lì seduti fino alle 3 della mattina e durante l'attesa, lei disse, ma facciamo, li chiamiamo, proviamo a chiamarli. Fece il numero del 113, e anche io dice, chiusi il telefono, dice, no, aspetta, tanto arrivano, non c'è bisogno di chiamarti, però poi arrivano. Savi, lei è stato catturato o ha scelto di arrendersi? Io mi sono arreso. La pistola non sarebbe stata nella sacca, l'avrei avuta addosso e l'avrei adoperata. Vuole dirmi perché si è resa? No. Non lo so. Dove vado? Quando si arriva a capolinea. Stop. Gli affetti? Gli affetti che lasciava? Quelli contano tanto. Quando si arriva a capolinea bisogna avere il coraggio di dire basta, mi fermo qua, non vado più oltre. Senta, Savi, in questa storia abbiamo parlato molto di suo fratello Roberto e di lei, naturalmente, molto poco di suo fratello Alberto, che voi chiamate Luca in famiglia, Luca. Che comunque, va detto, risulta essere stato il meno presente, sì, nelle vostre azioni criminose. Ecco, quando voi, lei e Roberto siete stati arrestati, Alberto, che i media hanno subito definito il fratello buono, ai colleghi di polizia, ai dirigenti che lo avevano informato che niente meno quelli della Luna Bianca erano i suoi fratelli, suo fratello è apparso sconvolto, stupito, disperato e ha detto fra le lacrime: se davvero i miei fratelli sono gli assassini della banda della Luna Bianca, sarebbe meglio per loro che si fossero sparati un colpo di pistola su. Lei questo lo ricorda, non vero? Non l'ho mai saputo. E allora glielo dico io. Però lei ha saputo che suo fratello prendeva le distanze da voi. Sì, logicamente. Ha cercato di cavarsela. È umano. Comunque lui già anni prima, aveva già preso la sua decisione. Si era già tirato fuori. Ha detto: io ho delle responsabilità, basta, non voglio più esserci in queste cose. Vabbè, insomma, risulta per certo che lui era presente in una serie di operazioni. Savi, veniamo al suo rapporto con la verità. Quando lei viene catturato, in un primo tempo si avvale della facoltà di non rispondere, poi decise di confessare, di parlare. Perché? Pensavo che era la cosa migliore da fare. Sono avvalso della facoltà di non rispondere durante i primi interrogatori, poi ho provato un po' a arrampicarmi sugli specchi. E
E poi ho dovuto trovare il coraggio e dire lo devo fare. Fabio Savio inizialmente non ha confessato, anzi si è avvalso della facoltà di non rispondere, non perché questo corrispondesse a una scelta difensiva, ma per lo sconcerto che la situazione, sicuramente molto particolare, che stava vivendo gli creava. Successivamente sono 15-20 giorni dalla cattura, i magistrati che vengono ad interrogarlo gli fanno conoscere le dichiarazioni rese sia dagli altri coimputati che dalle persone informate sui fatti, dove emerge che la maggiore responsabilità viene attribuita da costoro a Fabio Savi. Quando confessa, la confessione è piena, cioè lui si assume le responsabilità di tutti i fatti nei quali lui è colpevole in prima battuta, cioè come principale artefice di questi fatti, e nulla dice degli altri, dicendo una frase quasi ricorrente che ognuno si assuma le sue responsabilità. Ma se i miei fratelli non iniziavano a confessare, io avrei fatto altrettanto. Non per non affrontare la verità, ma per non danneggiare loro, per il legame che avevo con loro. Sì, però suo fratello Roberto, diciamo, come le ha detto poi il pubblico ministero Daniele Paci, attribuiva a lei la responsabilità di quasi tutti gli omicidi. Tant'è che lei a un certo punto risulta agli atti che lei, Fabio Savi, ha detto: visto che Roberto si sta comportando male con me, è giusto che ognuno di noi si assuma le sue responsabilità. Mi sono preso le mie sì. E basta, detto le altre, non è roba mia, se le prende chi se le deve prendere. Senta, Savi, l'opinione pubblica è rimasta colpita, anche sconcertata, dall'atteggiamento suo e di suo fratello Roberto nel corso dei processi. Naturalmente erano presenti i parenti delle vittime. E voi assumevate un atteggiamento che sembrava cinico, beffardo, irriguardoso, insomma che comunque risultava irritante. Ecco, perché vi regolavate così? Ma era questo il vostro stato d'animo? Assolutamente. Il pensiero dei parenti delle vittime, magari non tanto per la vittima nel momento in cui si compiva un atto, ma il pensiero c'è sempre stato. Per le famiglie, per i figli, per le mogli, c'è sempre stato, perché però penso con la persona in quel momento si stava mettendo fra noi e il punto che volevamo raggiungere, quindi però il pensiero c'è sempre stato, non solo ai processi ma anche prima, però non sufficiente a farsi smettere. Inutile ripetere chiaramente. Nella vostra logica una vita umana valeva sempre meno del fine che vi eravate proposto. Però, anche la nostra. Sì, ma era la loro che purtroppo veniva cancellata. Sì, però. Ma noi non è che mettevamo solamente la vita degli altri. Sì, ma voi sceglievate, ma era una guerra che avevate dichiarato voi alla società, agli altri, scelto, a quelli che, capisci, insomma, questo è il punto, quelli erano vittime, quelli si trovavano là. Sapete? Abbiamo scelto, non si scelgono neanche queste cose, perché ci si trova molte volte, ci si trova in mezzo a... ci si trova ad avere certi comportamenti che uno non se ne rende neanche conto, cioè uno perde il filo della ragione, non se ne rende neanche conto, e uno si trova a compiere certi comportamenti, ad avere certi comportamenti che in una situazione, diciamo, di lucidità non avrebbe avuto. Per noi è durata anni questa assenza di lucidità. Per questo io dicevo, parlavo di delirio criminale, insomma, perché voi eravate in una sorta di delirio, insomma. Per questo io ho detto, ci dovevano solo fermare prima, perché noi non ci saremmo fermati. Vi dovevate fermare prima, insomma, bisogna stare la responsabilità agli altri. Savi, ma parlavamo dei parenti delle vittime, ecco, ma lei in aula è mai riuscito a guardare in volto le persone a cui avevate rubato volti di figli, di padri, non è facile. Di fratelli? Non è facile. Ho sempre evitato gli sguardi, perché capivo cosa provavano. Se io fossi stato al loro posto e loro fossero stati in gabbia, il mio unico desiderio sarebbe stato fargli fettine.
quindi comprendo perfettamente. Ha ammazzato mio figlio 22 anni! Mascalzone! Giuda! Delinquente! Era la mia vita, la nostra vita. Perciò... E lui là deve stare in galera, deve morire là dentro, crepare. Vado io con lui, lo voglio vedere, sta bestia! È un delinquente, lo voglio vedere! Ti davi i saldi, hai visto? Ti davi i saldi? Lo vado a trovare al cimitero oggi, lo sai? Senta, Savi, sempre in aula, ecco, nel corso dei processi, che sono poi un teatro in cui si rappresentano i più grandi drammi di vita, ci sono state altre testimonianze che hanno lasciato il segno. E faccio riferimento alle vostre mogli, che con sincerità hanno raccontato di voi, di loro stesse, confermando peraltro quello che avevano dichiarato agli inquirenti, che erano consapevoli. Non c'ero quando testimoniarono. Hanno detto che erano consapevoli. Non lo voglio neanche sapere. Non lo vuole neanche sapere, però loro hanno sostenuto di aver sempre saputo la verità. Lei sapeva che suo marito faceva delle rapine, faceva delle attività delittuose prima del 4 gennaio 91? Qualcosa sapevo che faceva. E un giorno mi disse che con i fratelli aveva deciso di fare questo secondo lavoro, insomma. Cioè? Tipo rapine, qualcosa del genere. In che epoca siamo? Circa nell'88 più o meno, adesso non ricordo bene la data. E non ha pensato di mettersi sotto la protezione dello Stato? Io ho avuto terrore di parlarne, veramente non ne ho mai parlato con nessuno. Perché avevo... Guardi, per me è stato, come dico adesso, per me una... Finalmente sono riuscita, ecco questo che voglio dire, solo a far capire che se non l'ho fatto prima ero veramente terrorizzata di tutto. Io spero che voi mi capiate perché non l'ho fatto prima. Comunque, io le voglio chiedere, Savi, al di là delle vostre mogli, di Eva Micula, ma quante persone sapevano, conoscevano da tempo la verità sui componenti della banda della Uno Bianca? Allora, per quanto riguarda mia moglie, lei aveva dei sospetti. Sospetti che poi hanno portato alla fine del matrimonio. E chi sapeva? Nessuno. Lo sapeva, per esempio, Riccardo Mazza, un poliziotto amico di famiglia, amico vostro, a cui sua moglie aveva espresso i suoi tormenti, i suoi dubbi. Dubbi? Dubbi, sì. Lui dice di non averci creduto, lui ha avuto anche un procedimento, c'è stato anche un procedimento nei confronti, insomma. Quindi, ma io, scusi, Savi, io le chiedo, ma lei ha mai pensato? Lei diceva prima, ci dovevano fermare prima, ecco, ma ha mai pensato lei che se qualcuna di queste persone avesse avuto la forza morale, il coraggio di parlare, di informare gli inquirenti, anche anonimamente, anche indirettamente, anche con quel gesto di estrema viltà che può essere una lettera anonima, che forse tanto sangue non sarebbe stato versato. E lo farebbe per un suo familiare? Io credo di sì. Io credo di sì. Io ritengo che forse sia più difficile... Parlo a titolo personale, per me vivere con un tormento che non vivere con la comunque coscienza di aver fatto la cosa giusta. Sulla base dei dubbi? C'è chi non aveva dei dubbi. Io adesso voglio passare ad altro perché non voglio, diciamo... È una responsabilità grande sulla base dei dubbi. Ma c'è chi aveva delle certezze e quindi chi aveva delle certezze poteva anche parlare. Io parlo di coscienza, parlo di... coscienza morale, coscienza civile, senso della giustizia. Se ognuno di noi protegge se stesso... Ma io di martiri non ne vedo in questo mondo. Qualcuno ce n'è. A cominciare dalle forze dell'ordine che tante volte rischiano la pelle. Sono tutti martiri quelli che a un certo punto combattono. E combattono, lei lo sa, perché suo fratello era poliziotto, combattono per 4 lire. Comunque... A
proposito di consapevolezze, l'unica persona a voi vicina che ha sostenuto di non avere mai capito e mai saputo nulla è stato vostro padre. Sì. Savi, suo padre non vi aveva mai dato sentore di sospettare minimamente di voi. Mai. Mio padre ce l'ha comprato una 1 bianca. Si sarebbe comprato una 1 bianca se sapeva qualcosa. Non c'è bisogno che io le risponda. Dopo la vostra cattura, vostro padre ha detto: io li consideravo dei figli modello. Non lo voglio sapere, glielo ho detto, voglio sapere. Ha detto delle cose bellissime. No, non mi importa, io so che mio padre ha lasciato dei biglietti. Io non voglio. No, ma questi non sono dei biglietti, questo l'ha detto alla stampa. Non voglio sapere cosa. L'ha detto alla stampa. Non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Non vuole sapere che ha detto che. No. Che lui credeva in voi, che era fiero di voi. Che era fiero di noi, lo so. Che in 40 anni non era mai andato a un cinema, a un teatro, a un ristorante per farvi studiare. E che lui, se l'avesse saputo, vi avrebbe ammazzato con le sue mani. Questo non lo vuole sapere. E lo deve sapere perché suo padre. Non c'è bisogno di. Perché di suo padre era una persona all'oscuro veramente, lo so. Di tutto. Era un infangato. Ma io per questo glielo voglio dire. Perché vede, il destino, Savi, ha spesso una scrittura irriverente, perché è proprio all'interno della sua Fiat bianca, il 29 marzo del 1998, che suo padre ha lasciato scritto cose che lei non vuole sapere. Non lo voglio sapere. Però si è tolto la vita. Lo so. Potrebbe dirci. Pezzi, siamo a pezzi, non ho niente da dire. Scusate. Ci può raccontare in questo momento i suoi sentimenti? Una famiglia, hanno distrutto una famiglia. I sentimenti di padre? Hanno distrutto io, sono distrutto. È vero che vuole chiedere scusa alle vittime? Mia moglie uguale. Io non rilascio niente, non so dire. Se possiamo. Ho distrutto i suoi figli. Negli ultimi anni della mia vita, cosa volete da me? I suoi figli. Che non dormo, non mangio, non faccio più niente. Savi, a causa della vostra inafferrabilità, a causa anche della tipologia di certe azioni criminose da voi commesse, si è parlato a lungo del mistero della 1 bianca, anche dopo la vostra cattura. E si sono prospettati via via scenari compositi. Si è ipotizzato che voi agiste in complicità con settori della malavita organizzata, ma si è anche e soprattutto, anzi, ipotizzato che voi foste collegati a una scheggia impazzita dei servizi segreti. Si sosteneva, ma non è possibile che non vengano presi, che non ci sia nulla dietro di loro. Ma c'è qualcosa di vero o erano soltanto teoremi? Teoremi per cercare di fare un grande processo che già sarà risolto con delle confessioni, per come la vedo io. Criminalità organizzata, assolutamente. Non frequentavo pregiudicati, perché non volevo che, seguendo una di queste persone, poi arrivassero casualmente a me. Nella malavita è logico, prima o poi uno viene venduto, quindi legarsi alla malavita era fuori discussione. Altre storie, peggio che peggio, quindi. Savi, ma c'è comunque un non detto? Qualcosa che non è mai stato rivelato sulla banda della 1 bianca. Sono state dette anche le cose che non ci chiedevano. Quindi non c'è nessun mistero? No. Come mai vi siete voi, diciamo, attribuiti reati che avevate commesso, ma che potevano, per cui si poteva benissimo non risalire a voi, dal momento che erano altri? Perché dobbiamo lasciare, già abbiamo il massimo della pena, per quale motivo dobbiamo lasciare degli innocenti in galera? Senta, Savi, io giro a lei una domanda che il pubblico ministero Daniele Paci, nel corso di un interrogatorio, ha fatto a suo fratello Roberto. Il dottor Paci ha chiesto a Roberto: in che cosa abbiamo sbagliato? Perché non siamo riusciti a prendervi prima? Ecco. Non hanno sbagliato. Non potevano prenderci prima. A meno che non avessero sfera di cristallo. Noi studiavamo e progettavamo tutto quanto, innanzitutto per una fuga veloce. Conoscevamo tutto quanto dei posti in cui dovevamo agire. Non lasciavamo traccia. Non possono prenderci.
loro non hanno sbagliato in niente, come indagini, come queste cose qui. Quindi lei non è d'accordo con suo fratello Roberto che ha detto, io glielo leggo, l'unica traccia che abbiamo lasciato dietro di noi sono le armi, è lì che avete sbagliato, rivedete le perizie, dovevate fare più attenzione, analizzare le armi, episodio per episodio, dall'87, vi sareste accorti che c'era sempre un'arma che collegava tutte le nostre azioni. Le armi erano diverse, a volte le erano modificate, quindi non... No, lei non è d'accordo con Roberto? No. Non hanno sbagliato? No, per me non hanno sbagliato, non potevano arrivare e basta, perché non avevano niente in mano. Non avevano assolutamente niente. Ecco, Savi, ma se non vi avessero presi, per quanto tempo ancora avreste proseguito sulla strada del crimine? Poco. Poco? Poco cosa vuol dire? Poco, perché si progettavano di fare qualche lavoro buono e poi ritirarsi. Quindi praticamente era il colpo grosso per poi chiudere? Sì. Sì, perché io l'ultimo anno, più di un anno, quasi gli ultimi 2 anni, dormivo con la pistola sotto il cuscino. Non ce la facevo più. Senta, Savi, lei ha scelto di calarsi a viso aperto nell'inferno del suo passato. Uno come lei, una scelta di questo tipo, non la fa a caso. La fatica del ricordo, anche confrontarsi anche con memorie insopportabili. Le chiedo di spiegare il significato e il motivo della sua decisione di confrontarsi pubblicamente con la sua storia. Sono 4 parole. Su di me ne hanno dette tante, ma tante. Hanno detto persino che in casa mia c'erano, a parte la Santa Barbara, hanno detto che c'erano, addirittura dissero che le trovarono durante la perquisizione, sopra i fornelli, i barattoli di polvere da sparo allineati con i pacchi di pasta. Hanno detto dell'assurdità che sono una cosa bestiale. I fatti ci sono, rimangono. Le mie responsabilità le ho affrontate. Pago il mio debito, perché c'è un debito da pagare. E soprattutto, per me è importante che in qualche modo smentire, a livello personale, a livello morale, in qualche modo smentire tutte calunnie, perché sono calunnie che mi hanno lanciato contro, senza darmi la possibilità di dire la mia. Ho fatto questi reati, ho sbagliato, basta, pago. Però io non sono quello che hanno sempre cercato di dipingere, lo psicopatico o come si vuol chiamare. Questo è il motivo. E comunque non è facile. Savi, c'è una macchia che più di ogni altra sporca la sua storia. Fatica. Un'azione che più delle altre le provoca il dolore del ricordo. Non vorrei sembrare troppo ironico, ma c'è l'imbarazzo della scelta. Lei non si è ha indossato la maschera del, così, della durezza e non la dismette, questo voglio dire. No, io sono così. Io non ho... Non ho maschera, sono così. Rifaccio la sua risposta, lei ha risposto, diciamo, e purtroppo rifugiandosi sono... nella battuta. Che devo dire? La macchina, ci sono cose, tante cose che mi dispiacciono,
Che mi dispiace, solo che non vorrei aver commesso. Scegliere uno in particolare è difficile. Se potessi tornare indietro, me ne tornerei nella mia officina. Non solo per me, anche per tante altre persone. Tornare indietro non si può. E che devo fare? Non è questione di dolore, è questione di guardare in faccia la realtà. Nelle macerie di questa storia, dove molti a causa vostra hanno perso tanto e tanti hanno perso tutto, lei sa di cosa è riuscita a salvare? Ben poco. La condanna all'ergastolo, in galera. Mi sembra che ho distrutto pure la mia di vita. I suoi effetti? Ho distrutto pure quelli. Quindi? Io... Lei mi ha chiesto di non parlare dei suoi effetti. Certo. Di non parlare di suo figlio, e io non certo. Lo farò. Però le chiedo... Il rapporto con i suoi fratelli, ecco. Con i suoi fratelli, lei... Che rapporto ha attualmente? Se si sente di rado qualche riga, così. Diciamo che non c'è più quel rapporto che ci poteva essere prima, ecco. Ma siete ancora rimasti legati, questo voglio chiedere. Siamo fratelli. Non è sufficiente perché un legame duri, perché esista un legame. Vi scrivete, vi... Ogni tanto, sì. Sai, la fragilità a volte può rappresentare una conquista. Lei in passato è stato un fabbricante di tragedie, di terrore. C'è qualcosa che oggi è a lei che fa paura. Futuro, forse. Fabio Savi, quelli della Uno Bianca, un centinaio di rapine, 24 morti, 114 feriti, bottino complessivamente razziato, 2 miliardi e 300 milioni.